termina in pareggio. La sfida salvezza tra il Ponte di Nona e il Villalba. All'esordio stagionale davanti ai propri tifosi, i biancorossi riescono per ben lotti ad acciuffare il pareggio, rispondendo con la doppietta di Gorrias alle reti ospiti Scalesciani e Capparella. Tiburtini, già avanti dopo nemmeno 5 minuti di gioco, in seguito a un calcio di punizione, Porta non riesce a trattenere la sfera, dando la possibilità al numero 6 avversario di mettere a segno il momentaneo 1-0. La risposta ai padroni di casa non tarda ad arrivare, al decimo infatti Perruvani conquista un calcio di rigore, costringendo Testa a un fallo nella propria area. Dagli 11 metri, Corrias non si fa ipnotizzare da Paraglia, spiazzando quest'ultimo, siglando la prima rete in campionato del Ponte di Nona. Intorno alla metà della prima frazione, l'11 di Garrarini si porta ancora una volta avanti grazie alla grandissima gioca di Capparella, abbia nel saltare due difensori avversari prima di sorprendere Porta con un tiro di punta per il nuovo vantaggio ospite. Prima del duplice fischio, Di Giulio viene pescato in area di rigore con un cross dalla destra. Il suo colpo di testa però non inquadra lo specchio, mandando le squadre a riposo sul 2-1 per i rossoblù. Passati 10 minuti nella ripresa, una splendida azione manovrata del Villalba permette a Imborra di arrivare alla conclusione in area di rigore, ma il suo tentativo viene bloccato dall'estremo difensore avversario. 30 secondi più tardi è per arrivare a trovare lo spazio per la conclusione, tentando di sorprendere la retroguardia degli ospiti con una conclusione a distanza, neutralizzando in sicurezza la Paraglia. Villalba non passa al terzo gol di giornata al 15esimo, quando Capparella lascia partire un raso d'erba insidiosissimo, non inquadra lo specchio della porta casalinga per una questione di centimetri. Passato il pericolo, il Ponte di Nona pareggia per la seconda volta alla mezz'ora, inseguendo un errore della difesa avversaria che permette a Corrias di presentarsi in area di rigore e fermare la sua doppietta personale con un diagonale e non lascia scampo al portiere ospite. Padroni di casa che sfiorano addirittura il colpo grosso nel finale di match, ma la conclusione di incrociare parte schiena sfiora il palo alla destra del portiere prima del triplice fischio dell'arbitro e fissa il punteggio sul definitivo 2-2.